Allora ragazzi, allora eccoci qui, tornati con un nuovo vlog da tantissimo, non penso saranno 2 mesi che non giro un vlog, ma questo sarà un full day of eating, un po' particolare come avete capito dal titolo, più unico che raro, quindi intuitive eating. Vi spiego, vi faccio prima una piccola panoramica del perché e poi vi spiego alla fine quali dovrebbero essere gli effetti sperati, perché in parte già li sto avendo. Allora, mettiamo la telecamera bene. Allora, la mia palestra, ragazzi, ha chiuso circa 3 giorni fa, quindi a inizio settimana, oggi è mercoledì 16, ha chiuso, quindi questa settimana non ho allenamenti. Allora, come ci siamo organizzati col mio allenatore? Non seguire la dieta, mangia intuito, mi fido di te, mangia in modo sano e se vuoi allenarti, allenati quando vuoi, a casa fai quello che vuoi, fai corpo libero, fai Tabata, gestisci di tu, intanto mi fido, so che ti sai gestire. Quindi grazie coach per la fiducia. E allora, come mi sono regolato? Dato che comunque mi sveglio la mattina abbastanza presto alle 6, dalle 6 alle 8 circa, studio, faccio la mia routine mattutina del Miracle Morning, poi alle 8 mi alleno, quindi dalle 8 alle 9 e un quarto più o meno mi alleno, faccio un po' di corpo libero, se sia petto, se sia trazioni, push-up, dip, quello che è, squat oppure dei Tabata, poi alle 9 torno come ora e faccio colazione. Per quanto riguarda l'approccio all'intuitive eating, se non lo conoscete, vi rimando magari a qualche video in descrizione che magari già spiego io oppure di qualche altro atleta. Praticamente questo approccio consiste nel mangiare a intuito. Mangiare a intuito, però, premessa, non tutti secondo me possono farlo perché bisogna comunque avere delle conoscenze. Io sono circa 3 anni e mezzo, 4, che traccio costantemente i macronutrienti, quindi li so a memoria, oltre a sapere la quantità delle porzioni. Quindi, mangiare a intuito secondo quel che ci va nel pasto, seguire la fame. Dato che io mi conosco e so che di avere fame in 4 momenti della giornata, più o meno, quindi colazione, pranzo, spuntino, cena, cerco di concentrare i macronutrienti in questi pasti. Solitamente la colazione è sempre la stessa, quella che vi farò vedere perché è la mia preferita: porridge overnight fatto con i fiocchi della BPR, ve li straconsiglio. Una pesca che prenderò a caso e dell'albume, quindi circa metà scodella di albume che faccio di solito, saranno tra i 200 e i 250 grammi. Ci siamo dilungati tantissimo, ma volevo spiegarvi l'approccio. Poi a fine video comunque vi spiegherò i primi risultati che sto avendo e perché li sto avendo, perché questo approccio può funzionare anche per voi. Ci tengo a precisare, ultima cosa, poi passiamo alla colazione, ve la faccio vedere, che non è un approccio che terrò per sempre, è un approccio che terrò fino a fine settimana, oggi è mercoledì, l'ho iniziato da lunedì, perché poi lunedì andrò dall'allenatore, vedremo il risultato a fine settimana con un check dal vivo e la sera andrò con i miei amici Mattia, Stefano, Laura e Carla al sushi, perché lì facciamo una bella ricarichina di pesce e riso, da bro, davvero bro. Ora andiamo a fare colazione perché ho fame, tanta fame. Quindi porridge, pesca e un po' di albume alla cannella col sale, che ragazzi provatelo, dice il suo, dice il suo. Allora, eccoci qui a colazione, vi dicevo, abbiamo dell'albume, circa metà scodella, qui saranno 250 grammi. Poi vi faccio vedere. Prendiamo una pesca. Questa sembra abbastanza grande. Qui abbiamo il nostro porridge che metteremo. Ho messo il porridge in congelatore perché l'ho fatto ieri sera. Per la ricetta ve la metto nel link in descrizione. È la stessa, solo senza albume. L'ho messo in frigorifero tutta la notte, stamattina l'ho preso ora, tra un quarto d'ora più o meno, 10 minuti farò colazione, quindi l'ho messo 10 minuti in freezer, si solidificherà ancora di più e poi vi farò vedere il prodotto finito. Ora, il tempo di finire di preparare, anche se non devo fare praticamente niente, aspetto mio fratello per far colazione e finalmente si mangia.
Allora ragazzi, eccolo qui. Allora ragazzi, luce. Sono tornato dalla spesa, ho comprato dei totani che devo dividere con mio fratello. Comunque eccoli qui, ci farò un bel pranzo. E oggi va così, ho preso dei totani, il branzino per stasera. Farò, credo, dei totani con dei piselli e qualche altra verdura. Mo vedo che cosa metterci dentro. Penso dei pomodorini e delle carote, perché alcuni li metto dentro, alcuni sicuramente li mangerò mentre cucino. E noi ci vediamo direttamente col prodotto finito. Vediamo di fare qualcosa di abbastanza sostanzioso. Magari per fonte di carboidrati ci metto delle gallette, dai. Delle gallette veloci veloci. Perfetto. Seppi e piselli combo over the top. Ora vi faccio vedere il motivo principale per cui in questo mese sto facendo pochissimi video. Spero di riprendere a pieno ritmo a settembre. Guardate un po'. Questa è la situazione. Questa è la mia situazione, vi dicevo. Dopo circa 2 ore di studio sto cottissimo. Mi è venuta fame, ora pancake, ho voglia di qualcosa di dolce. Farò un pancake con una farina che trovo buonissima. Ora ve la faccio vedere. Dicevo, faccio un pancake con una farina che trovo buonissima, che è, non si vede, questa qui, della Spartan, gusto cornetto. Non sa probabilmente di cornetto, ma ha un gusto molto molto più buono. Poi guardate qui, vi faccio vedere un po' le scorte. Compriamo un po' di pizze, pizza rima, focaccia. Questa la dobbiamo provare presto. Abbiamo i mitici fiocchi della mattina, abbiamo il cookies and cream noccioloso, abbiamo latte e biscotti, cereali proteici, tutte le varie farine. Abbiamo altri fiocchi, sono latte e biscotti e noccioloso. Quindi ora prendiamo la farina, andiamo a fare il pancake. Pancake semplicissimo. 65 grammi di farina, 150 di albume e mezza pesca, no, una pesca e mezzo, scusate, dentro. Sarà qualcosa di veramente enorme. Tenetevi pronti. Eccoci qui, parte finale del video, parte conclusiva. Prima di mettere a cuocere le zucchine, che ho appena finito di tagliare, due zucchine medie, vi volevo spiegare perché questo approccio, secondo il mio allenatore e secondo me soprattutto, sta funzionando, perché può funzionare in determinati periodi. Ci eravamo accorti, allora abbiamo sfruttato innanzitutto il fermo dalla palestra e ci eravamo accorti che non miglioravo più tanto, perché comunque stavo accumulando una certa quota di stress. Per cercare di eliminare un po' di acqua, un po' di stress, e anche vista comunque la mia non particolare fame e non particolare voglia di mangiare alimenti come pasta, riso eccetera, perché fa caldo, quindi mangio fondamentalmente insalata, gallette, questa roba qui, e volendomi togliere qualche sfizio come il branzino enorme che vedrete stasera, che è il mio pasto più proteico della giornata, abbiamo deciso di provare questa settimana a mangiare in maniera intuitiva. Quindi, dato che il mio allenatore si
fida molto di me, abbiamo provato a fare così. Ora aspettate che metto le zucchine, eccole qui, zucchine messe in padella, così si comincerà a fare. Vi dicevo, abbiamo provato a fare in questo modo per vedere se riuscivo a levare dell'acqua per lo stress. Allora, sta cominciando ad accadere, infatti oggi pesavo già 700-800 grammi in meno, sto cominciando a perdere peso, mi vedo molto bene, perché mangio e sono sazio, non mangio tantissimo a livello di carboidrati, rimango, penso, secondo me, senza tracciare, stavo comunque tra i 150 e i 200, e di grassi non starò più di 25-30 grammi, di proteine starò più o meno lì, quindi macro tutto sommato non elevatissimi, ma non avendo tanta fame, non avendo un dispendio energetico elevatissimo, mi vedo benissimo, salo quello che voglio, acqua, va tutto benissimo, mi sto trovando benissimo, lo farò fino a domenica, quindi voi vedete questo episodio, ma se mi seguite su Instagram vedete molti pasti differenti e sto scoprendo cose molto, molto nuove da far provare anche a alcuni miei clienti. Per il resto ragazzi io posso solo che consigliarvelo quando andate in vacanza per periodi brevi dell'anno, è un approccio che vale la pena sperimentare. Io stasera, prima di lasciarvi, vi dico che oltre alle zucchine farò questa bestia qui, spettacolare, e penso che mentre cucino una carotina ci scappa sempre. Grazie per la visione di questo video, vi prometto che da settembre ricomincerò a mettere più video con più frequenza, specialmente perché gli impegni magari saranno un po' di meno. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, grazie per la visione e fatemi sapere se provate questo approccio, se vi è piaciuto o meno. Ciao ragazzi!